7 nuove ricompense gratis per tutti i giocatori qui su Fortnite. Però mi raccomando di iniziare con il video. Però prima mi raccomando, anche te 5 secondi per lasciare like e iscriviti se domani vai a prendere un bel voto. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Però prima di iniziare, come vedete da questa immagine, Big Gamer Stumble ha fatto un mega super grazie. Quindi andiamo subito a regalargli una skin. Eccoci qua nello shop, io direi di andare a regalare la skin Elite Cremisi. Quindi facciamo un regalo per gli amici. Perfetto, eccolo qua, attimo in creato. Clicchiamo, facciamo opzioni copertura, metto il colore blu. Spero ovviamente sia il suo colore preferito. Quindi quindi perfetto, confermiamo il blu, confermo il pacchettamento. Acquista un dono, teniamo premuto. Ecco ragazzi, sta per arrivare in teoria. Eccolo qua, ha inviato un dono ad attimo in creato. Comunque è fortunato che nello scorso video hai trovato la parola segreta in proprio Mega City ed è appunto Nicolas. Quindi perfetto, eccolo qua, mandiamo la richiesta di amicizia. Facciamo invio, vediamo. Perfetto, eccolo qua, facciamo aggiungi amico. Eccoti bro, la richiesta di amicizia. Se anche te la vuoi, mi raccomando, vieni la parola segreta di questo video. Appunto, tra Max Morales, il nuovo aggiornamento di Fortnite. Abbiamo nuovissime ricompense gratis. Però mi raccomando, lascia un bellissimo like se anche te non vedi l'ora di ottenerle. La nostra prima ricompensa gratuita, andate un pochino, proprio questo dorso decorativo che state vedendo in questo momento qua a schermo, ragazzi. Questo qua lo possiamo sbloccare in modo completamente gratuito. E appunto in questo momento sono su Twitch proprio perché sto per farvi vedere come fare per riscattarlo. Allora, innanzitutto bisogna andare qua sopra nella sezione qua dove appunto come vedete vediamo il nostro logo. Una volta che saremo qua ci basterà cliccarlo, andare nella sezione drop e ricompense. Come vedete ora che siamo nella sezione drop e ricompense, ci basta andare, innovate un pochino ragazzi, in tutte le campagne. E ora poi ragazzi che ci siamo, scorriamo qua sotto fino a cercare. E poi come vedete appena inizieranno le CCFN, che se non sbaglio inizieranno esattamente da sabato, ci basterà andare qua e vedere per 20 minuti la live. Però imparate qui ragazzi, prima di tutto dovete essere andati qua nelle impostazioni, in collegamenti. È importantissimo, dovete aver collegato il vostro account di Epic, cosa che in questo momento non ho fatto, quindi non riuscirò così a prendere le mie ricompense gratuite. Quindi appunto ragazzi, come avete forse ben capito, questa qua è la prima ricompensa di altre 7 gratuite che stiamo per andare a vedere in questo video. Però mi sembra assolutamente importantissimo tanto scappare da questo tipo. E poi dopo essere scappati ci tengo a precisare sul fatto che come sapete Fortnite ha rimandato l'aggiornamento di questa season, ovvero ragazzi aggiornamento quello come sapete dove vari qua l'ultimo della season. L'ho appunto rimandato. E quando è stato rimandato, ve lo dico molto semplicemente ragazzi, è stato rimandato, indovinate un pochino, proprio a domani mi sembra, non so il giorno preciso. Comunque come sapete è stato rimandato e questo aggiornamento però sembrava essere uno tra i più importanti di Fortnite. Ora vi spiego anche perché. Infatti come vedete da questo tweet di Hypex, apparentemente questo aggiornamento qua di Fortnite di oggi doveva portare, indovinate un pochino, la nuova skin di Miles Morales. Ma prima ragazzi direi di non farci vedere un attimo. Ok perfetto raga, questo ci killa perché sono rimasto fermo, sono stupido. No raga no, ci ha killato fortissimo. Appunto quindi questo aggiornamento avrebbe dovuto portare Spider-Man Miles Morales su Fortnite. Perché è così importante l'aggiunta di Spider-Man Miles Morales qui sul gioco? Beh mi ha guardato esattamente questo leak qua di UVUD, non so chi sia. Comunque questo leak qua ragazzi come vedete ci dice che Spider-Man Miles Morales sarebbe esattamente il 2 di giugno. E se vi ricordate appunto il 2 di giugno è il giorno in cui sarebbe dovuta arrivare la vecchia season. E quindi appunto ragazzi quella prossima season, che però purtroppo è stata rimandata all'8/9 di giugno, come sapete queste creme che state vedendo ora purtroppo non avranno ancora completato il loro stadio finale. Infatti anche con l'aggiornamento di oggi, oltre Miles Morales, sarebbe dovuta anche arrivare la fase finale di queste crepe, solo che mi sa che la vedremo rimandata ai prossimi giorni. E ovviamente queste crepe, come durante la season 8 del capitolo 1 di Fortnite, andranno a dividere a metà la mappa completamente. Per la prima di tutto ragazzi ci tengo a farvi vedere esattamente questo trailer della Ubisoft di Rap, fanno a credere appunto questo trailer qua realizzato da Feral VFX Concept sull'evento finale di questa season. Non voglio ricordare ma questo quanto è bello questo trailer concept, abbiamo un vulcano, ok, ho visto qualcosa che... Oh mio Dio raga, quella è la mano del divoratore, ovvero il mostro di Fortnite che sembrerebbe sia tornato dal vulcano. Ma guardate bene questa collina perché sarà ben fondamentale per la nuova città del nuovo evento finale di Fortnite. Che indovinate un pochino di che città stiamo parlando, proprio di Mega City. Quindi ora appunto vi sto portando esattamente nella zona rappresentata in questo trailer, che dovrebbe appunto essere la collina nella quale effettivamente andrà a tenersi l'evento finale di Fortnite, in caso appunto questo evento arrivi, dal quale molto probabilmente sbucherà un nuovo vulcano e vedremo il divoratore di mondi uscire.
Ma perché parliamo di ricompense gratis? Proprio perché, ragazzi, come sapete ben, questo divoratore di mondi, come sapete, porta un evento finale qui su Fortnite. Quindi appunto questo evento finale di Fortnite, come sapete, come tutti gli altri eventi finali, molto probabilmente avrà delle ricompense gratuite per tutti i giocatori qui su Fortnite, che potremo ricattare semplicemente andando a guardare l'evento finale. Però vedo qua che c'è un nemico che con molto piacere non ci ha ancora notato, quindi solo io riuscire ad aprire esattamente questa chest senza farmi notare, anche perché con la skin di cristallo non deve fare molto 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 schifo questo giocatore. Quindi andiamo a non farci vedere. Ok, lui sta scappando, però io vorrei provare lo stesso a riuscire a killarlo. Però no, qua è perfetto, se l'è andato meglio così. E appunto, quindi, però, come sapete, visto che ora siamo anche al 16 gennaio, tutte queste bellezze di incarichi di Star Wars trova la forza tra ben, indovinate un pochino, oh mio Dio raga, 7 giorni, se ne andranno da Fortnite. Non potremo più ottenere queste skin. Oh mio Dio, quest'arma non l'avevo mai provata. Boom, perfetto, devo dire, mi piace un botto. È un po' alternativo come mirino, però ci sta un botto. Quindi non avete ancora pochissimo tempo per ottenere la skin del clone di Star Wars gratis qui su Fortnite, insieme al suo deltaplano e alla sua emote integrata. Per fare questo, ogni 3, se non sbaglio, sfide completate di Star Wars otterrete un holocron, che poi vi servirà per andare ad ottenere alla fine con 3 holocron questo bellissimo deltaplano gratis sul gioco. Ma perché questo evento è così bello? Perché come sapete, spesso Fortnite, anche con Dragon Ball, ha introdotto queste specie di aggiornamenti strani con skin gratuite. E qui arriva proprio la parola segreta di questo video. Infatti la parola segreta è evento finale. Scrivila qua sotto per avere la possibilità di avere la mia amicizia nel prossimo video. E inoltre andrò a metterti un cuoricino se la indovini. Però raga, c'è un nemico qua dietro. Vediamo di non farci vedere. Mi provo a dare il coso. Ok. Vediamo se riesco a darlo senza morire. Ok, perfetto. Proverei a killarlo con questo perché mi sembra l'arma migliore che abbiamo. Ok, ok, boom. Mamma mia, devo dire, là sarà un botto questa pistolina. Ma prendiamo anche qua la katana, perché in questo momento, raga, siamo, indovinate un pochino, proprio nella città nella quale, appunto, ragazzi, indovinate un po', si terrà l'evento finale. Infatti in questa collina, più precisamente dove c'è il laghetto dal quale siamo scesi prima, quindi da sopra, oltre questa specie di montagnola, appunto, come vedete, c'è un cratere molto particolare al centro, e questo cratere sarà effettivamente il cratere dal quale dovrebbe sbucare un nuovo vulcano Xoforn, il che avrebbe anche davvero molto molto senso. Ora vi spiego anche perché. Quindi appunto vediamo se riuscirò a fare una delle ultime kill qua a Mega City, perché poi questa città verrà completamente distrutta. Ok, eccoli qua sotto. Quindi boom, perfetto, 35, non so come aveva fatto a killarlo, questo però ci uccide. Quindi, oh, invece no, l'abbiamo ucciso doppi con la katana, oh mio Dio. Andiamoci il medikit, che sennò qui raga è un casino. Però raga, andiamo a killare il boss per credo l'ultima volta, perché non gioco mai a Fortnite. Allora, il boss è proprio lui, quindi boom, 315 raga. Ok, se riusciamo ad ucciderlo ora, ok, perfetto. Abbiamo atterrato quello che riterrei appunto il pezzo forte. Quindi ora prendiamo la nostra bella katana, andiamo no raga, questo non ci voleva. Questo decisamente devo dire proprio che non ci voleva. Devo dire che non ci voleva, quindi vediamo di scappare. Ok raga, stanno arrivando le guardie. Ricarichiamo veloce. Quindi boom, perfetto, uno ucciso. E anche l'altro manca poco. Boom, perfetto, che andiamo a recuperare la keycard. Perfetto, è recuperata. Nemo, apriamo il cavo per l'ultima volta. Quindi apriamolo, aspettiamo che scarichi. Oh, meglio, raga, non ci credo. Non ho mai aperto il cavo in questa season di Fortnite da solo. Mio Dio, quante chest. Guarda quale mondo di esperienza facciamo. 1250, altri 350. Mamma mia, prendiamo anche qua la cassaforte. Sì, ma chi se ne frega, siamo ricchissimi. Nel frattempo il video può terminare qua. Spero che sia piaciuto, in caso fosse così ti ricordo, mi raccomando, siamo in live ogni sabato, quindi passa per giocare con me. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao.